È con grande piacere che vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Culturale Il Circolo di Pordenone, che presiedo e che attraverso questo primo incontro si presenta alla città. Credo, anzi ne sono certo, che le associazioni culturali debbano rappresentare una linfa indispensabile alla vita di ogni comunità. È proprio con questo spirito che noi vogliamo proporci per riappropriarci di un habitat culturale liberale e moderato che ci caratterizza e ci appartiene. Vogliamo diventare un pensatoio nel quale le migliori espressioni della nostra realtà cittadina possano confrontarsi, al di fuori di facili schematismi o sterili logiche di parte. Crediamo nella cultura con la C maiuscola, come appunto quella del nostro logo. Una cultura che unisce, dialoga e fa proposte concrete. Tutto questo realizzando iniziative comuni su temi sociali, culturali ed anche politici. La vostra presenza, così numerosa e qualificata, ci dà ragione sulla scelta dell'argomento trattato quest'oggi, sicuramente di grande importanza ed attualità, che vuole aprire una finestra sul mondo dei nostri ragazzi. Il tema di oggi vuole affrontare il disagio, l'inquietudine, il malessere, le superanze, le paure, le trasgressioni, le passioni legate a un momento particolare dell'universo giovanile. Oserei dire, forse, condizione fisiologicamente legata alla fase adolescenziale giovanile, legata a un'età di per sé piena di contraddizioni e conflitti. Un malessere spesso non percepibile e spetta a noi genitori, a noi educatori, a noi amministratori sapere interpretare e trasformare in opportunità e risorsa prima che invochi altre strade. Ma di questo certamente parleranno i nostri qualificati ospiti. Prima di dare la parola al sindaco, al prefetto e al presidente della provincia per un breve indirizzo di saluto, che ringrazio fin adesso per la loro presenza e che dovranno poi lasciarci per altri impegni istituzionali, mi è cosa gradita, permettetemelo, fare alcuni ringraziamenti. Ringrazio sicuramente il professor Gustavo Pietropoli per me, uno dei più qualificati esperti nazionali sui problemi giovanili e dell'adolescenza, per la disponibilità dimostrata nell'accogliere l'invito a partecipare all'iniziativa odierna. Un cognome forse familiare a molti di voi, il fratello Alvise è uno dei più validi cardiologi della nostra città. Il professor Angelo Luminoso, insegnante e preside di molti di voi presenti oggi in sala. Il dottor Andrea Frego, medico e direttore del Dipartimento Dipendenze della nostra azienda sanitaria territoriale. Il professor Domenico Maurizio, preside del Don Bosco. Stefano Pozzotto, noto giornalista del Messaggero Veneto. E naturalmente non posso non ringraziare tutti i soci del Circolo di Pordenone qui presenti numerosi che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa. E così pure l'amministrazione comunale di Pordenone, qui rappresentata dal suo sindaco, e l'amministrazione provinciale di Pordenone, qui rappresentata dal presidente, per la sensibilità dimostrata e la collaborazione offerta nella riuscita dell'iniziativa. Gli amici del Circolo di Pordenone Centro, qui rappresentati dal dottor Pedelletti, gli amici dell'Alliance Pordenone Naomis, qui rappresentati dall'avvocato Pierfrancesco Scatà, che già hanno affrontato i problemi del disagio giovanile con un apposito service sulla formazione dei docenti nelle scuole medie. Presenti il direttore generale dell'azienda territoriale, dottor De Liquadri, il presidente dell'ASCOM, dottor Marchioli, e infine ringrazio per la loro partecipazione, e qui ringrazio doppiamente, visto anche le condizioni climatiche, il ragazzo dei ragazzi del liceo Don Bosco di Pordenone, che ci giudicheranno alla fine i nostri buoni propositi. Adesso, con estremo piacere, invito a prendere la parola il presidente della provincia. Grazie.
presidente del CIPO avrà voluto questo convegno sul disagio giovanile. È un tema molto complesso sul quale non desidero entrare perché entreranno dei relatori, però mi sento di dire che forse sul tavolo è un rappresentante della famiglia, ma ammesso che noi tutti rappresentiamo le famiglie, rende il tavolo ancora più ricco, perché certamente, come dicevo stamattina al convegno dei 90 anni dell'aeronautica, prima di venire qui a Damiano, anche lì c'era una rappresentanza degli studenti delle scuole, un fenomeno che l'uomo per eccellenza nel suo passare del tempo e della vita è un fenomeno, lo studio si distribuisce nella società secondo quella che voi avrete certamente, anche noi abbiamo studiato a scuola, una curva di Gauss a Cappello di Carabinieri, dove la maggior parte del fenomeno, quindi tutti noi, si distribuisce sotto la curva in quella che è la mediana. Però c'è una parte anteriore e una parte posteriore. La parte posteriore è quella della contestazione, che non si distribuisce mai all'interno del fenomeno, o perlomeno alla maggior parte del fenomeno, mentre la parte anteriore è rappresentata dagli esploratori, dagli argonauti, da coloro che sono precursori poi dello sviluppo di altri fenomeni all'interno della nostra società. Credo che i giovani siano, per antonomasia, gli argonauti, precursori, non della nostra società, perché quando noi diciamo voi giovani siete il futuro della nostra società, in quel nostra prendiamo tutto il nostro egoismo, perché vediamo la società dei giovani proiettati all'interno della nostra società, che siamo forse più conservatori, cioè tendiamo a conservare quei benefici che ci siamo costruiti durante la nostra vita. È certo che all'interno della curva, prima di essere maggioranza, ci sono dei disagi giovanili che oggi vengono interpretati, riconosciuti prima anche da tutte le forze politiche, anche da tutti coloro che si occupano poi in posti importanti dello sviluppo della società. Quello che però ci differenzia è come noi cerchiamo di dare forze diverse o cambiati, mutati rispetto alle esigenze della società, perché nonostante tutto anche noi dall'amministrazione provinciale, che sentiremo poi il sindaco, mettiamo in atto azioni che dichiariamo positive per vincere queste criticità, questo disagio. Ma certamente io ritengo che per ritornare alle origini e quindi per non essere esploratori, avanguardisti, pionieri, se noi riflettiamo sulla famiglia e sul ruolo della famiglia, sì, potremmo aggiungere la scuola come educazione, le istituzioni anche che hanno il compito di correggere alcune devianze, ma se noi ritorniamo a questa società, ecco allora che all'interno della famiglia forse potremo trovare tante altre soluzioni, senza correre in giro, in gruppo e in largo, poi cercando di correre dietro e di correggere le devianze. Grazie ancora per aver organizzato questo convegno, a voi tutti un buon proseguimento di lavoro. Quella problema nella
che è attraversata da questo, che non è solo il problema del disagio giovanile, il problema del disagio di una società che sta correndo a mille all'ora, che sta perdendo punti di riferimento, che sta faticosamente cercando di trovare la propria strada in un momento storico che è veramente molto molto difficile. Allora un circo che si presenta nuovo, che è un'espressione della nostra comunità e che si presenta non facendo chiacchiere, facendo politica tra virgolette, ma affrontando un problema, affrontando in questo modo, coinvolgendo tutta la città, non solo una parte della città, beh, io devo dire che lo vedo come un segnale molto positivo, un segnale di attenzione veramente ai ragazzi di modo giusto, non è una parte della città che si interroga su quello che è il bisogno di giusto. Poi questa nostra città, che come tutti sappiamo in questo momento ha una serie di criticità molto molto importanti, è inutile che ci giriamo attorno, ma il problema della migrazione, il problema della presenza per esempio a scuola, o in tutti, perché l'attività giovanile da parte dei nostri ragazzi, con la presenza oramai nelle scuole del 20, dei momenti da affrontare uniti, da affrontare con una visione che deve essere più possibile unitaria. Cerchiamo quindi di farlo nel modo corretto. Io penso che il circo abbia iniziato veramente un percorso importante all'interno della nostra città. L'importante adesso è che non si perde questo, che continui a proporre temi che li proponga sempre con queste modalità, e non con le modalità da una parte, ovviamente, sicuramente ci essendo ben convinti delle loro idee, ma che li proponga come dibattito all'intera città e non all'interno di una parte della città. Questa è la cosa fondamentale e io in questo colgo da questo inizio. Quindi un grazie Pietro a te e a tutti i tuoi collaboratori. Permettete un ringraziamento al professor Sciarmè che ha avuto essere qui con noi oggi, perché sicuramente darà anche lui un contributo, una lettura di questo fenomeno che potrà, se noi avremo voglia di ascoltare,